Lega Coop Abitanti sta facendo appunto un lavoro a livello nazionale, ha portato una proposta per un piano casa nazionale perché crediamo che per intervenire nei territori, anche nelle città che come Milano effettivamente stanno vedendo più di altre, proprio in quanto città fortemente attrattive di opportunità, al tempo stesso stanno appunto attraversando una fortissima crisi abitativa e Milano tra quelle, motivo per cui appunto proprio oggi partiamo da qua il nostro itinerario in più tappe per presentare appunto questa ipotesi di piano casa nazionale. Il piano casa nazionale di Lega Coop Abitanti ha fondamentalmente tre criteri. Da un lato crediamo che sia necessario lavorare in termini di partnership pubblico-privato, laddove pensiamo che le risorse pubbliche possano essere una leva di attivazione delle risorse private, noi diciamo private, di un privato non speculativo, mutualistico come la cooperazione di abitanti. E nell'immaginare, nel proporre questo piano a livello nazionale, abbiamo commisurato con un investimento di 1,4 miliardi, di cui 40% di risorse di leva pubblica e 60% di risorse di leva privata, in questo caso appunto di potenzialmente privata della cooperazione di abitanti. Abbiamo declinato questo piano nazionale provando a dare dei numeri che siano sostenibili. Ecco, a livello nazionale abbiamo immaginato la realizzazione di 50.000 alloggi, parlando del contesto Lombardia abbiamo immaginato la realizzazione di 5.000 alloggi, di cui la cooperazione di abitanti si candida a realizzarne 500. Evidentemente questo è un numero che non copre tutto il fabbisogno di alloggi a un costo calmierato nella città di Milano o nella regione Lombardia, ma che crediamo appunto nel momento in cui poi abbiamo calcolato qual è l'investimento pubblico di regione Lombardia, possa essere un investimento sostenibile. Abbiamo immaginato un investimento complessivamente di 200 milioni, di cui un 40% di nuovo circa pubblico, quindi di Regione Lombardia, compatibile col bilancio di Regione Lombardia, e un investimento di nuovo della cooperazione del 60%. Gli altri elementi di grandissima importanza della nostra proposta e anche della nostra storia come cooperative di abitanti è sempre il tema della centralità della persona e quindi dell'accompagnare i progetti e i percorsi abitativi delle persone anche nelle loro transizioni, nell'itinerario, se volete, esistenziale, che è sempre più indubbiamente frammentato, fluido, anche determinato da condizioni lavorative indubbiamente talvolta più fragili e sicuramente anche complessivamente più precarie. Quindi, dicevo, accompagnare i percorsi delle persone grazie a una competenza che noi definiamo di gestione sociale, che la cooperazione di abitanti ha acquisito in più di un secolo di storia, quindi gestione dell'hardware, degli edifici, ma anche del software e delle persone. Secondo livello, appunto, è quello di tenere in asse una proposta nazionale con le componenti territoriali, perché crediamo che poi sia nelle regioni che vanno individuati degli strumenti adeguati alle diverse storie degli strumenti regionali, ai diversi contesti. E poi dicevamo, il tema europeo lo reputiamo assolutamente necessario e fondamentale, proprio perché sappiamo bene che la stessa legge di bilancio che è stata presentata quest'anno, peraltro che di nuovo ha visto non rifinanziati i vari fondi morosità incolpevole, eccetera, ecco, comunque sono leggi finanziarie con una possibilità di risorse pubbliche da investire sul settore dell'abitare, in qualche modo limitate rispetto ai bilanci pubblici, e quindi crediamo che adottare una visione europea da un punto di vista proprio delle policy, delle politiche, dalla visione che si ha a livello europeo di quanto l'abitare sia un nucleo fondamentale poi dei processi di trasformazione urbana in termini inclusivi, ma dall'altra parte nel tentativo di provare ad adottare e a utilizzare sperabilmente una strumentazione anche di tipo finanziario che può essere a sostegno
appunto anche di un piano casa nazionale italiano, provando ad esempio a intercettare le risorse della Banca Europea di Investimenti o provando a mettere insieme i diversi fondi strutturali, evidentemente però appunto con un piano complessivo che veda, e chiudo con questo concetto, soggetti privati non speculativi come operatori diretti di eventuali fondi o strumentazioni finanziarie, senza soggetti che facciano, come dire, da filtro in una filiera che poi perde quel livello iniziale, che è quello del bisogno della persona, aggiungendo una serie, dal nostro punto di vista, di sovraccosti di filiera che nella nostra esperienza non sono sempre utili, talvolta molto ridondanti e pesanti.